giocata. Doppio centravanti adesso per il Sassuolo, è entrato Scamacca al posto di Frattesi, si è passato Traoré 4-2-4 di fatto per la squadra di Dionisi, mentre Crescenza abbiamo visto Seporti muovere in fuorigioco Dzeko. Berardi, Scamacca, Berardi combina con Traoré che si prende il pallone ancora Berardi. E questa palla! Gioca bene. All'87esimo si soffre. Questo taglio prolungato di Berardi verso l'interno, calcia anche con pericolosità. Chiama a regalare sempre un primo tempo regalato. Una parata più complicata di quello che sembra. Andavi. Primo tempo regalato, una squadra che non aveva più grinta. Allarga, in chiamo quando ci avvicinava Vidal, vai, legga tutto qua, vai Perisic, sali, 87, puntalo, tira, non c'è Giuda, minchia, vai te in contropiede. Skriniar, non c'è un fallo regalato, dobbiamo una mucchiata, ora c'è 88esimo. Gran pericolo costante, quando entra D'Ambrosio, palla al piede. D'Ambrosio, a posto di Lautaro, che cazzo fa? Abbassiamo completamente. 40 metri dalla porta. Si copre molto Inzaghi, fa un attaccante Lautaro. Vabbè, dai, ci sta, mancano 4 minuti, 10 minuti, cavolo. Grazie, 2 minuti per recupero. Dai. La prova di Lautaro, Luca. La prova di Lautaro sufficiente, buono l'inizio, molto buono l'inizio secondo me, poi ha fatto una lunga fase in cui diciamo si una partita regalata. Primo tempo tutto regalato. Poi quando l'Inter ha accelerato lui aveva meno energia. Con quei 4 cambi la situazione si è ripresa un poco, però. Scamacca, Ferrari, Kirikesh. 2-1, cioè non è la squadra dell'anno scorso, di un cazzo da fare. Poi sicuramente magari arrivano in prima quattro posizioni, ma ci manca un allenatore giusto come Conte. Dici prendo 12 milioni, lo so, però te li meriti perché poi ti scudetti. La squadra gioca, la squadra è diversa. Qua già abbiamo visto un calo. E giustamente c'è un 2-1, c'è un 2-1, adesso non so quanto gli dà. Allenatore, non voglio buttare la colpa sull'allenatore, però allenatore negli ultimi 2 anni dell'Inter comunque l'allenatore è stato fondamentale per crescere e per vincere. 90esimo, vicino a Dzeko e si è allargato di mano. Dzeko è buono per gli ultimi 20-30 minuti. Dzeko è buono per questo, 20-30 minuti è buono. Tutta la partita non avrebbe fatto niente. Maxino Lopez, Boga, Traoré, Muldur, lo va a prendere in mano. Attenzione, non mi viene un qualche male imbarcata. Vai Perisic, capigliasce, bravo, corri cornuto, vai! Minchia, devo chiesto a remontare di Kirikes, devo essere remontato. Vai. Bravo Traoré, bravo. Premessa nostra, laterale. 4 minuti. Si soffre. Vai Dzeko, bravo che la tieni, bravo. Fallo. Mettete la manda palla, bello spetto, dai. Questo è l'impatto. Intanto Sassuolo si sta un po' innervosendo. 3 minuti. Laterale zona angolo, però batti perché t'ammonio.
Vidal ha messo lì all'angolino, l'angolino. Rimessa per Sassuolo, 91-13. Forza. A mano se capisci. Prova a pressare alta l'Inter. Dai. Vai, vai che recuperiamo sta palla. Vai. Tira. Però piglia poitta, piglia Barella poitta, piglia. E vai, ecco, con noi inizia a cogliere castagne, vattene indietro. Rogerio. Pallone a cercare Scamacca, sovrastato nel guerrero, di testa Barella. La tiene Dzeko. Dzeko la tiene, miracolo. Vai, vai. Bella, 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 vai Di Marco, vai Di Marco, curri Di Marco, curri Di Marco. Allora, mettiamo... Chi c'è? Autogol? No, quasi. Troppo fretta, viste, Di Marco, troppo fretta. 3 contro 2, con calma. Rogeri. Calcio d'angolo, tieni da lì, 92-40, andando. La batteria era giusta. Vabbè. Dai, dai, cambia tutta a difesa, a difendere, quando sono parrino a difendere. Brozovic stringe. Vidal. Bravo Di Marco, ribattuta, ultimi 30 secondi. Siamo in attacco. Per il Sassuolo, la mette in aria lunga, la metti vicino a testa, Vidal, sì, allontana. Vai. Troppo uscito. Attenzione, vai. No! Maronna mia, 50 anni per essere vita. Sì. Vai, 3 punti, ma c'è rimorere però, c'è rimorere, eh. Ogni partita che c'è rimorere, eh. Ha vinto con i cambi sto giro, però. Dzeko è buono per 30 minuti, comunque, ha fatto bene, ora è entrato, subito, al primo pallone toccato un gol, pareggio, però, ragazzi, se soffre, non è più la stessa squadra dell'anno scorso, fateci caso, non è la stessa squadra. Non c'entra un cazzo con quella squadra là. Non lo so dove possiamo arrivare. Non lo so. Vedo troppe difficoltà. C'è troppo imbacciati. Persino la difesa che è sempre stata negli ultimi 2 anni proprio la parte, proprio quella proprio infallibile. Fa errori. De Vrij ha fatto 2-3 errori. Bastoni, 2-3 appoggi facili che prima faceva con gli occhi chiusi, porca troia. Manca concentrazione, non lo so che cazzo è, però non è la stessa squadra. E poi ovviamente manca pure Lukaku e Hakimi, che facevano sicuramente la differenza, più Lukaku che Hakimi soprattutto, perché comunque Lukaku erano 24-25 gol a stagione, 9-10 assist, quindi cioè, vi sto dicendo, anche Hakimi 8-9 gol e una decina d'assist, quindi comunque stiamo parlando di due che hanno portato dei punti. Però noi possiamo anche senza di loro dire la nostra. Non è che la squadra è tutta da buttare, non lo so, se non è un meccanismo da testa, secondo me, perché la squadra chi è? È vero, ne manca l'attaccante ne manca, che con Dzeko non facciamo niente con Dzeko. Sassai comunque, anzi, si sta comportando bene che sempre. Comunque ragazzi, bando alle ciance, vi saluto, vi mando un abbraccio, avete visto? Ogni tanto un video, si soffre, troppo si soffre.